Ci siamo arrivati, ecco la nostra proposta di nazionalizzazione di Banca d'Italia, la stiamo caricando sul sistema operativo Rousseau, quindi vi chiediamo di commentare, di presentare le vostre proposte perché saranno 60 giorni pieni di attività e di voglia di cambiare e di portare la normalità all'interno del sistema bancario. Oggi la nostra banca centrale italiana, la Banca d'Italia, essendo definita, nonostante sia definita istituto di diritto pubblico, in realtà è una società privata controllata dalle stesse banche private sulle quali invece dovrebbe vigilare. Facciamo un esempio: entriamo in un mercato insieme ad altre 700 società, ci mettiamo d'accordo perché questo mercato deve essere regolamentato e decidiamo di avere un giudice, una giuria composta da 12 membri che dovrà valutare se le società, queste 700 società, si comportano bene. Cosa accade oggi sul sistema bancario, che è la società che deve controllare, in realtà questi 12 membri, 6 di questi 12 membri vengono scelti da due sole di queste 700 società. Intesa San Paolo e UniCredit posseggono oggi il 52% della nostra Banca d'Italia. Decidono chi sarà il governatore insieme al Presidente del Consiglio, decidono che stipendio prenderà il governatore, decidono chi saranno i direttori e i vicedirettori e che stipendio prenderanno. Lo stesso studio Governing and Governance della Banca di Svezia rimane allibito da questa situazione paradossale del sistema bancario italiano. La banca centrale, secondo la Banca di Svezia, non può essere controllata dagli stessi vigilanti perché non riuscirà a produrre la propria funzione principale, ovvero quella di regolare l'attività all'interno del sistema bancario. C'è un palese conflitto di interessi che esiste dal 1992, hanno privatizzato il sistema bancario, hanno fatto sì che le quote in mano alle banche pubbliche finissero in mano alle banche private. Quindi questa è una norma di assoluto buon senso, ma soprattutto di normalità internazionale, perché dovete sapere che il 70% delle banche mondiali è posseduto al 100% dallo Stato. Solo il 6% delle banche centrali mondiali vede una proprietà privata inferiore al 50%. Sapete in Italia quanto siamo? Al 5%. Solo il 5% della banca centrale è in mano pubblica. All'interno di questa proposta di legge, che vi invitiamo appunto a modificare, a commentare all'interno del portale Rousseau, vi sono parecchi punti. I più importanti sono quelli che riguardano appunto il taglio dei 7 miliardi e mezzo, 7,5 miliardi e mezzo che sono stati regalati alle banche private nel 2013. Quel decreto era illegittimo, ne cancelleremo gli effetti e riporteremo i 7,5 miliardi all'interno delle riserve della Banca d'Italia, che sono di proprietà dei cittadini italiani e non delle banche private. In più, i famosi dividendi annuali che si attestano a circa 400 milioni di euro l'anno e che oggi finiscono ogni anno nelle casse delle banche private, finiranno all'interno del fondo per il reddito di cittadinanza. Li diamo ai cittadini italiani, sono soldi dei cittadini italiani e devono tornare ai cittadini italiani. E altri 100 milioni di euro li metteremo ogni anno all'interno del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, perché piccole, medie e micro imprese, perché si tratta di imprese che dal sistema bancario non riescono ad ottenere nulla, e allora Banca d'Italia deve prendersi l'impegno e tramite il fondo di garanzia, tramite il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico, deve dare di nuovo aria, ossigeno a queste imprese. Ricordiamo, micro, piccole e medie imprese sono il 99% della realtà economica di questo paese. Concludo, oltre alle norme sulla modifica appunto della vigilanza e del vigilante, abbiamo introdotto tre nuove norme molto interessanti che già esistevano nella normativa. La prima: diventi amministratore delle banche, depositi il 25% dei tuoi emolumenti all'interno di un fondo in Banca d'Italia. Se ti comporti bene, la banca non riceve denunce e non deve pagare risarcimenti ai risparmiatori, allora ti riprendi il tuo 25%, se no viene utilizzato per pagare i danni che tu amministratore hai fatto. Un'altra cosa importante è che chi lavora in Banca d'Italia non può più andare a lavorare presso le altre banche. Presso le altre banche che vigilava mentre lavorava in Banca d'Italia. È una cosa che esiste in tutti i paesi civili, in 47 paesi presi come studio dalla Banca Centrale di Svezia. Il periodo medio è di circa 5-6 anni, perché il ciclo elettorale medio è di circa 5 anni. Anche noi in Italia prevediamo un periodo di congelamento di 6 anni. Stop alle porte girevoli. Ultimo punto che aiuta la vigilanza riguarda appunto i conflitti di interessi. Banche e amministratori non possono più darsi fidi da soli, il CDA
nel quale loro sono all'interno non potrà garantire l'autorizzazione per finanziamenti o strumenti finanziari a carico degli amministratori, sono amministratori, hanno un buono stipendio, qualsiasi banca gli garantirà un finanziamento. In più, ultima cosa, non potranno più fare operazioni con parti correlate, familiari, persone con influenza notevole all'interno della stessa azienda. Il regolamento 17.721, scritto appunto da Consob, scritto appunto dal governo, quindi non credo che il governo sia contrario a norme di questo genere, o forse sì. Aiutateci, siamo sull'ex, saranno 60 giorni, risponderò a tutte le vostre richieste e portiamo la normalità in questo paese.